παραδεχτείτε και από το último periodo de 8 personas, que intentaba, pues fue el gran director de Dominicana, Emilio Felicio, que era el consejero normal del Instituto Médico, el director de Maio, e il proprio giovane che si diventa incontrando una bellissima rivista, non gli altri. Non siete bene? No. Giovanni Contard di Unica Channel. Buonasera, volevo sapere. Aspetta, è il tempo che si accende il loro. Ok. Buonasera, volevo sapere ora quali sono gli scenari che si aprono per il PD di Casone dopo aver inviato gli alleati della. Allora, è un tanto evidente che questa è la differenza tra il Presidente del Consiglio Comunale e l'Italia di Sì. Cosa faccio il Partito Democratico in questo momento? Penso che sia stato chiarito dalla posizione del segretario provinciale, quindi della prossima anteprima. Attualmente il Partito Democratico non si può riconoscere in questa maggioranza per le ragioni che abbiamo provato ad elencare, perché sono ancora tanti anni. Di certo, oggi si afferma con chiarezza che il Partito Democratico non ha rinunziato a parte. Il Partito Democratico è all'opposizione di una maggioranza che non è più quella che i cittadini hanno votato. Però siete stati eletti insieme? Beh, siamo stati eletti insieme, ma sono stati eletti anche da altri contributi del Partito Democratico. Quindi è evidente che se loro hanno ritenuto opportuno di continuare un'amministrazione senza ascoltare quello che erano le posizioni assunte dal Partito Democratico, quindi procedendo alla sostituzione attraverso la vera e propria contravia del Consiglio di Comunale, è evidente che non è il Partito Democratico di tutti e qualcuno, decide semplicemente di stare all'opposizione. Grazie a te. Giovanni Bianco del Dominicano. Naturalmente invito i colleghi che sono dati che si può registrare e mi farebbe piacere. Non li possiamo dire che ti accidi? Prego, no, quale ci sono? Allora, io mi conosco da un po' di tempo, quindi apprezzo questo tuo gesto sul piano umano e politico sopra la risposta. E niente, mi farebbe piacere sapere una cosa: oggi il Partito Democratico si pone come l'unico partito della sinistra, dicendo bene o male quali sono le mie idee e poi come voglio diventare e come poi lo definire, come dire, che ci sia un partito che entra in questa città che finalmente coppa questa camicia di forza. Annunziato, arrivo anche con la figura istituzionale che è la seconda del Consiglio Comunale, che penso si debba necessariamente prendere la leadership, non solo credo a questo punto della sinistra, ma poi del Consiglio Comunale, perché gli atti che si muovono e si promuovono su questa città, anche alla luce della controvendita, saranno destinati probabilmente ad una nuova civilizzazione, ad un nuovo modo che non può un modo che sarà sempre il senso solo vecchio modo che ha portato questa città, insomma adesso in questo modo definitivamente vede a questo punto verso il 90% del cemento. Allora, se sempre un po' ci farebbe piacere che la vostra visto che comunque la sentire sono stati affrontati in modo serio, questo lo dico nell'ultima parte, mi farebbe comunque piacere sapere che tu, dall'altro dell'opposizione a questo punto deliberai, avendo un'esperienza anche navigata su questo settore, portare avanti e cercare di frenare questo impeto, che probabilmente sarà la base di questa, come dire, questo accordo che tu chiami, quindi mi ricordo benissimo la tua frase che poi tu direi fare il ciarpano, la nostra consigliatura che stai destinando, tutto il resto. Allora, io credo sia fondamentale, sia per le possibilità di crescere, ma anche di sviluppo occupazionale. Allora, Giovanni, io ti ringrazio per la domanda, perché mi dà l'occasione.
lo ristrutturare, rifare, ricomporre secondo quello che era il territorio che lui aveva contribuito e concorso a realizzare. Il paradosso qual è stato? Perché non è solo le questioni urbanistiche, è il principio del sistema che è sbagliato. Poi dico anche chi è questo sistema, ma che sistema è sbagliato. Perché appena si è subentrata quella amministrazione, il carruaggio di questa doveva essere tutto quello che quella precedente aveva sbagliato e non è fatto. Quello che abbiamo invece sentito. Abbiamo quindi approvato tutti in parte il carruaggio. Abbiamo quindi, diciamo, fatto scattare le norme di salvaguardia, ma ci siamo abbandonati a buttare in tutta l'intera casa. Piano casa che va effettivamente dobbiamo scendere sociale. In un territorio urbanizzato al 96%, noi del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio, ha più volte ritenuto opportuno ribadire che questa città non aveva bisogno di piano scendere sociale. Perché non più tardi di 5 anni fa questo territorio aveva conosciuto un'altra covata di cemento che ci fu proposta come piano di utilizzazione, dove invece anziché altro sociale si parlava di uffici sociali. Abbiamo fatto 100 centinaia di uffici che oggi mi risulta si chiedano le conversioni in casa. Di cosa ha bisogno veramente questa città? Cosa noi dobbiamo veramente dire se vogliamo essere una parte di governo seria e credibile? Io questo lo dico a Ferrara e mi vergogno che questo lo devo dire a me stesso per un anno. Oggi io lo devo dire perché lo devo dire, ma non lo devo dire più stato nella maggioranza.